colletti bianchi che era riuscita ad adescare centinaia di risparmiatori promettendo rendite da favola. A rischio di chiusura lo stabilimento Coca-Cola di Gaglianico, ad annunciarlo ai sindacati la multinazionale, da oggi presidi e mobilitazioni dei 90 dipendenti. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina dalle mani del prefetto di Biella ai responsabili dell'associazione del dottor Lo Monaco che volle a Biella. Anche per i ragazzini la pesca può rappresentare uno sport interessante, ne sono convinte alcune associazioni che uniscono la pratica della pesca al gioco. Un Biella Volley carico si appresta ad affrontare la prima trasferta stagionale in B2, sabato farà visita al Gonzaga di Milano. Un cordiale buongiorno dalla redazione di Biella, subito in primo piano un'importante pagina di cronaca, una maxi truffa da 10 milioni di euro commessa da 14 biellesi nei confronti di istituti di credito è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Biella. I truffatori utilizzavano società fittizie estere promettendo agli investitori un tasso di guadagno del 6%. Sentiamo. È stata scoperta una maxi truffa di 10 milioni di euro operata ai danni di un centinaio di risparmiatori. 14 le persone tra ideatori del meccanismo e semplici prestanome denunciate per trasgressione alla normativa sull'intermediazione bancaria e finanziaria. La truffa era organizzata minuziosamente tramite una società finanziaria, regolarmente autorizzata alla sola concessione di prestiti e finanziamenti a privati ed imprese. Gli indagati provvedevano alla raccolta del risparmio presso le banche e gli istituti di credito autorizzati in forma abusiva. Gli investitori, in tutto un centinaio di cittadini privati residenti prevalentemente nelle province di Biella, Vercelli, Torino ed Aosta, erano contattati personalmente con il meccanismo del passaparola da un ex dirigente di banca e venivano attratti ad investire i loro risparmi dietro la promessa di facili guadagni e le corrispondenze di tassi di interesse nell'ordine del 6% annuo. Tali investimenti, quasi 10 milioni di euro all'inizio dell'estate 2013, erano sottoscritti con società residenti in un paesino della campagna londinese, ma di fatto gestite in tutto e per tutto a Biella, dove operavano gli autori della truffa, peraltro tutti i colletti bianchi biellesi. I truffatori, tramite la creazione di società di comodo, attraverso un articolato sistema di false fatturazioni per macchinari e beni strumentali, presentavano allo sconto presso gli istituti di credito nazionali i documenti fittizi per ottenere l'anticipo in denaro. A seguito delle indagini è stata poi proposta l'adozione del provvedimento di sequestro, anche per equivalente, dei beni riconducibili agli indagati per 10 milioni di euro, con verifiche fiscali nei confronti delle società fittizie londinesi, per il recupero a tassazione dei redditi non dichiarati. Anche agli investitori è già stata contestata dal 2008 in avanti la mancata dichiarazione dei redditi in relazione agli interessi percepiti in nero e non assoggettati a tassazione. Torniamo a parlare della situazione sicurezza nel quartiere Riva di Biella. Il prefetto di Biella ha comunicato che saranno intensificati i controlli nel quartiere Riva della città da parte delle forze dell'ordine. Il provvedimento nasce a seguito degli episodi di cronaca succedutesi nella zona nell'ultimo periodo. Il prefetto ha dichiarato inoltre che la prossima settimana, il giorno deve ancora essere concordato, sarà convocato il Comitato Provinciale, un tavolo di discussione per organizzare al meglio i controlli degli agenti, visto che si deve anche fare i conti con la scarsità di personale. Ed ora una notizia non positiva che riguarda il lavoro, infatti la Coca-Cola di Gaglianico è a rischio di chiusura. La multinazionale ha annunciato ai sindacati l'intenzione di smantellare l'impianto dove attualmente lavorano 90 dipendenti. Laura Martini. La notizia arriva come una doccia fredda in un biellese che è sempre più in ginocchio. La Coca-Cola ieri ha annunciato l'intenzione di smantellare l'impianto di Gaglianico dove trovano occupazione 90 dipendenti. La chiusura dovrebbe avvenire a febbraio, ma da oggi i lavoratori e i sindacati si mobilitano a non far chiudere lo stabilimento. E proprio oggi davanti ai cancelli i sindacati hanno convocato un'assemblea con i lavoratori per fare il punto della situazione, per mettere in atto strategie, iniziative nel tentativo di riuscire a trovare un dialogo con l'azienda.
A Gaglianico, nella sede da 10.000 metri quadrati, si trova uno dei 4 siti produttivi italiani della Coca-Cola e nei capannoni biellesi vengono preparati ogni anno 250 milioni di bevanda. Già alla fine dello scorso anno la sede biellese aveva visto l'esternalizzazione dei servizi di logistica di magazzino, 35 allora erano stati i lavoratori in esubero. Intanto per la prossima settimana è stato convocato un incontro tra aziende e sindacati nella sede dell'Unione Industriale di Biella. Soltanto allora si capiranno le esatte linee, il progetto dell'azienda, che per ora non commenta, ma che conferma che si è avviato il confronto con le rappresentanze sindacali e che la fase è molto delicata. Cambiamo ora argomento, parliamo di politica. È stata presentata dal Partito Democratico una campagna contro il presidente della regione Roberto Cota, che secondo l'opposizione regionale sta conducendo la nostra regione, il Piemonte, nel baratro. Sentiamo le motivazioni. Una campagna d'autunno contro Cota per i danni del suo governo in questi 3 anni. Così si potrebbe chiamare la campagna di comunicazione di massa lanciata dal gruppo regionale del PD. In particolare, secondo l'opposizione, Cota ha fallito su 3 punti. Sanità, con la riforma del 118, era presentata come una mela che sta marcendo. Trasporti, penalizzando con pesanti tagli tutto il territorio e in particolare la nostra provincia. E rappresentati da una scarpa rotta. E il welfare, con l'aumento della pressione fiscale che penalizza le famiglie e rappresentata da una foto strappata. Siamo con Aldo Reschigna, capogruppo del PD a livello regionale. Oggi si è ufficialmente aperta una campagna contro il malgoverno dell'amministrazione Cota, contro proprio il decadimento della regione Piemonte. In cosa consiste? Potevamo scegliere tanti temi, ne abbiamo scelti 3. Per rappresentare alla comunità piemontese i guasti di una politica che il presidente Cota sta portando avanti nella regione Piemonte. Abbiamo scelto la sanità rappresentandola come una mela che sta marcendo, perché la politica o la non politica sanitaria di Cota sta allontanando i cittadini, sta rendendo più complicato e difficile l'accesso ai servizi. Abbiamo scelto una scarpa logora per rappresentare la violazione del diritto alla mobilità delle persone, i tagli sul trasporto pubblico locale. E abbiamo scelto una foto serena, spezzata, di una famiglia, perché le conseguenze della politica di Cota sono conseguenze che incidono sulle famiglie, sulle persone, dividono, fanno pagare un prezzo molto pesante. È una denuncia molto forte, assieme a un impegno, che è quello di richiedere alla comunità piemontese di accorgersi che questo governo regionale è dannoso per il Piemonte, non assegna un futuro, non assegna una speranza. Ma vi è anche un altro impegno per il Partito Democratico, quello di fare una politica che restituisca alla sanità una mela sana, quella che rappresenti il trasporto pubblico locale non con una scarpa logora, una politica sociale che riunisca una famiglia e riallacci una foto spezzata. Comunque non è solo una campagna di protesta, ma anche una campagna propositiva, anche perché da gennaio inizieranno appunto una nuova riforma proprio all'interno del PD in vista delle prossime elezioni regionali. Sì, oggi molto forte la nostra protesta, ma da gennaio sentiamo il dovere di cominciare a discutere, a presentare al Piemonte le nostre proposte per il futuro del governo regionale. Non saranno proposte di conservazione, c'è bisogno di forte innovazione, che però garantisca uno sviluppo economico al Piemonte, garantisca la protezione sociale. Questo è l'impegno del Partito Democratico. Cambiamo ora argomento. Il prefetto di Biella ha consegnato questa mattina per la seconda volta la medaglia di bronzo al concorso letterario Storie di guarigione, ideato dal dottor Lo Monaco, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Biella, prematuramente scomparso nel dicembre del 2006. Le motivazioni del riconoscimento sono legate al valore scientifico, formativo, culturale e civile di questa iniziativa. Il premio è stato consegnato alla presidente dell'associazione, Patrizia Tempia, che ha ricordato il suo sodalizio personale e professionale con il dottor Lo Monaco e ha sottolineato come per il medico fosse importante combattere il pregiudizio contro le malattie, come la schizofrenia, dalla quale si può guarire. Il concorso serve proprio a portare testimonianze di chi è riuscito a guarire non solo dalla patologia mentale, ma anche da altre come quella oncologica. A marzo intanto ci sarà la premiazione degli elaborati letterari.
Parliamo ancora di cultura, anche l'ex ministro Siniscalco è stato a Biella nell'ambito degli incontri organizzati da Palazzo Perosi, da Piazza Perosi a Palazzo Gromolosa. Intervistato da Alberto Sinigaglia, l'incontro andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21 su Rete Biella e Tele Biella. Ora un'anticipazione. Che cosa soprattutto dovremmo riorganizzare nelle nostre scuole e soprattutto nel modo di indirizzarvi i nostri figli? Dico ai miei ragazzi di studiare tutto, di leggere tutto, e la cosa più importante di cui sono convinto è che si deve imparare a imparare. Per quello, se facessi il professore, soprattutto di ragazzi giovani, non, perché all'università più o meno hanno già deciso, ma di ragazzi più giovani io cercherei di dargli la curiosità di imparare, gli strumenti, di dove andare a prendersi le cose. Io venivo qua e non mi ricordavo l'anno di nascita di Darwin, va bene, 1809. Con internet, tac tac, ma tu puoi fare una tesi laurea su Darwin nel viaggio da Milano a qua, se sei un po' sveglio. Trovi veramente tutto. Tant'è che quello è, poi adesso chiudo, ma quello che dicevo commentando come faceva le tesi di laurea ai miei studenti è: distinguiamo tra quelli che capiscono quel che copiano e quelli che non lo capiscono. Vi ricordo quindi l'appuntamento questa sera a partire dalle ore 21 sulle nostre reti. Una notizia che ci arriva dai comuni, infatti una legge regionale indica ai comuni sotto i 3.000 abitanti di gestire insieme i servizi. Pertanto in questi tempi sono molti gli incontri tra i primi cittadini per cercare di capire quali possono essere le linee da seguire per abbattere i costi di gestione. Ed intanto nei giorni scorsi i sindaci di Crose e di Lessona, dopo aver fatto approvare dai singoli consigli comunali la fusione, proseguono l'iter che porterà al referendum previsto per il prossimo febbraio. Torniamo a parlare di cultura, infatti ieri a Biella Silvia Vallone, l'autrice biellese di Acciaio, ha presentato il suo secondo romanzo, si intitola Marina Bellezza ed è ambientato in Valle Cervola, intervistata per noi Andrea Guasco. Silvia Vallone viene a presentare il suo nuovo romanzo in ritorno a Biella per chi è biellese di origine, e in questo romanzo si parla molto di Biella e del biellese. Sì, ho deciso di ambientare il nuovo romanzo Marina Bellezza non tanto nella città di Biella quanto nella Valle Cervo e nei suoi dintorni più naturalistici. Avevo bisogno di tornare nel luogo delle mie origini e raccontare anche appunto quanto sono importanti le radici. Peraltro una Valle Cervo che è raccontata come il Far West, insomma, veramente epica come descrizione. Ho voluto usare questa metafora del mito della frontiera, caratteristico del Far West, proprio per dare vastità. Siccome tutti i miei protagonisti hanno più o meno la mia età, se non più giovani, volevo che almeno qui potessero ritrovare quella libertà, quel senso di ricominciare un futuro che in questo momento è molto difficile, molto incerto. Io volevo che ci fosse questo spirito però di conquista, di fondazione, di appunto un nuovo pezzo di storia. E paradossalmente stupisce come in un momento di crisi i giovani paradossalmente tornano proprio ad aggiustare le case dei nonni e tornino in valle. Questo insomma speriamo sia anche un auspicio per il nostro territorio. Ma io penso che ecco, in questo momento di crisi che ha ribaltato tante categorie che prima noi vedevamo come affermate, cioè il benessere, la carriera, ecco, la grande città come meta di opportunità, ecco, in questo momento la città ci sta tradendo. Penso alle persone che finiscono di studiare, che spesso non trovano il lavoro per cui hanno studiato, quindi c'è un ritorno. Io sono andata a caccia di storie, volevo delle storie positive, volevo delle storie costruttive, quindi ho trovato tante storie di persone che tornano nelle loro province d'origine e recuperano anche mestieri dimenticati, paesi, fanno rinascere una bellezza che magari è rimasta sepolta per decenni e adesso comunque torna a germogliare. Un'ultima cosa, sei fuori da Biella ormai da tempo, quanto rimane della biellesità dentro di te? Biella è il posto in cui sono comunque nata e cresciuta, ho qui mia mamma, mia famiglia, i miei più cari amici sono di Biella, quindi è un legame che non si può scindere, insomma appena posso torno. Ok, quelli della Valle Elvo protestano perché adesso vogliono un romanzo anche ambientato nella loro valle, è possibile? Penso che poi ogni libro sia un mondo a sé. Ho dato con la Valle Cervo, anche la Valle Elvo meriterebbe, però insomma non lo so, il futuro cosa vorrò scrivere.
Allora siamo legati a un discorso di valli, ora parliamo di montagna. Per i 150 anni del CAI, 8 direttori di musei legati ai club alpini d'Europa hanno firmato a Torino, città dove è nato il club italiano, un documento comune per dichiarare il loro interesse per la montagna. Garante è Umberto Martini, presidente generale del CAI. Una targa al Castello del Valentino è stata posta nel giorno e nell'ora esatta in cui i padri fondatori, guidati da Quintino Sella, hanno costituito la prima associazione dopo l'Unità d'Italia. Ed ora parliamo di pesca, che unisce anche i più giovani tra pesca e gioco. Andrea Guasco. Sampei, Sampei, pescatore, grandi orecchie a sfantola, sorriso di sole. Amici, ci troviamo al laghetto tra Ponderano e Gaglianico, dove c'è la giornata dedicata ai giovani pescatori, ai bambini. Qui con noi Fausto Buccella. Allora, una giornata che, nonostante la pioggia, ha avuto comunque una partecipazione significativa di ragazzi. Non me l'aspettavo nemmeno io. La giornata purtroppo è stata infelice. I ragazzi qua della Pibiella sono stati eccezionali, devo dire eccezionali, anche Sergio, anche lui, sono venuto soprattutto per lui e per loro, e poi sono rimasto impressionato da questa manifestazione, che a livello nazionale non ce ne sono di pari, che coinvolgono così tanti bambini. Ne sono venuti un po' oggi, ma le previsioni, se il tempo fosse stato bello, cioè erano numeri di 200-300, che io sono saltato sulla seggiola quando me l'hanno detto. Impressionante, è stata una bella esperienza anche per me e anche per il mio amico Gio Busato, perché ci serve per il prossimo anno per migliorare, perché anche noi come insegnanti abbiamo imparato e sappiamo cosa dobbiamo fare l'anno prossimo per fare una bella cosa. Amica tua, una canna fatta di l'imitazione degli insetti, e soprattutto quegli insetti che stanno impossibile cambiare strada. Oh, Sampei, gira mondo con i marinai, quanti mari vedrai. E chiudiamo questa edizione con lo sport. È Umbiella Volley carico a dovere, quello che si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale in B2. Sabato alle 20:30, Capitan Monaldi e compagni faranno visita al Gonzaga Milano. Ci attende un esame importante che dovremo affrontare senza perdere l'entusiasmo ma nemmeno l'umiltà dell'esordio, commenta coach Barazzotto. Giocheremo fuori casa e non ci sarà il nostro grande pubblico a sostenerci, fattori che aumentano le difficoltà di un match che vogliamo comunque giocarci al meglio delle nostre possibilità. E con questo è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna questa sera alle 19:15. Buon pomeriggio e arrivederci.